autorevoli, significative, tocca a me, umile servitore dello Stato e umile servitore di questa città, concludere. Abbiate ancora un attimo di pazienza. Rivolgo un saluto cordiale a tutti voi presenti, alle autorità militari, religiose e civili, alle associazioni che non mancano mai di testimoniare con la loro presenza il senso della loro abnegazione ai propri cittadini. In una giornata come questa permettete di rivolgere un pensiero grato e di esprimere il senso di un'autentica, vera amicizia istituzionale a chi rappresenta il governo sul nostro territorio, Sua Eccellenza il Prefetto, a chi dà corpo in modi articolati alla realizzazione della sicurezza pubblica, gli illustrissimi signor Questore, colonnelli comandanti dei Carabinieri della Guardia di Finanza, comandanti dei Vigili del Fuoco della Polizia Penitenziaria, tutti gli ufficiali e i rappresentanti delle nostre forze armate, la nostra stessa Polizia Locale. Permettetemi inoltre di rivolgere un particolare saluto agli amati studenti di questa città, qui rappresentati dagli alunni di alcune scuole cittadine, che rappresentano concretamente e simbolicamente il senso della continuità fra generazioni e la voglia di crescere, di guardare avanti, di Monza, della nostra provincia e di tutta l'Italia. Ragioni storiche, culturali, di relazioni fra persone e fra popoli ci portano qui questa mattina a celebrare il giorno dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. I nostri pensieri ruotano attorno ad alcune parole. Unità Nazionale, Forze Armate, Costituzione, impegno personale e collettivo. Oggi il pensiero di molti va al 4 novembre 1918, alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, al famoso messaggio del generale Armando Diaz, all'armistizio di Villa Giusti, con cui si chiudevano 41 durissimi mesi di guerra che avevano causato il tributo di sangue di milioni di persone. E tanti comuni come il nostro, negli ultimi mesi, hanno voluto dare la cittadinanza onoraria al milite ignoto, simbolo di quella guerra.